Ciao nerd, qui Commander Titanio, rieccoci qui su Elite Dangerous. Ragazzi, purtroppo nella mia ignoranza, non sapendo come funzionasse bene il Community Goal, è finita la battaglia di Daramo e praticamente sono riuscito ad arrivare solamente tra i top 25 Commander che hanno partecipato a questa battaglia. Ovviamente ragazzi, il reward, anche se sono tra i top 25, è altissimo, 21 milioni più 8 milioni, cioè praticamente stiamo all'incirca sui 30 milioni. Se cazzo avessi saputo bene come funzionava, allora sarei venuto prima e avrei dato, diciamo, di più. Almeno sarei potuto arrivare tra i top 5, perché guardate quanti cazzo di soldi gli davano, ragazzi, 53 milioni. Cioè, non so, un furto, non so che cazzo, quanti soldi avrà dato la federazione in giro a casaccio le persone. Comunque ragazzi, praticamente ho capito che nel momento in cui si arriva a tier 10, qui su questa lineetta che vedete qui nel pannello di sinistra, la battaglia finisce. E praticamente voi dovete cercare di arrivare tra i top 5 commander prima che la barra si riempia fino al tier 10. Ovviamente più uno grinda, più la battaglia durerà poco, giustamente. Adesso ragazzi, per ricevere il nostro reward di 30 milioni, dobbiamo andare nelle missioni, mission on board, credo di aver capito, perché ho letto prima così una cosa del genere. Andare, ah esatto, su Community Goal, ed eccoci qua, che ci daranno, non so perché sta lampeggiando, che cazzo è successo? Complete, scusate, adesso ho 333 milioni, dovrei arrivare all'incirca su 360. Esatto. Sono arrivato a 354 milioni, giustamente, infatti mi sono anche abbassato con l'impero. Vabbè, comunque ragazzi, la prossima volta cercherò di allearmi con l'impero, perché è una cosa che preferisco. Io prediligo l'impero, una cosa secondo me è la fazione migliore rispetto alla federazione. Quindi ragazzi, volevo un attimo farvi un piccolissimo video per, diciamo, capire che... per farvi vedere che tra i top 25 qui si riesce a guadagnare tanto, per chi magari volesse anche la prossima volta partecipare a un community goal. E quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, condividete il video ed iscrivetevi al canale, continuate a nerdizzare con me e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao nerd!